Quindi benvenuti da Camper. Non puoi prenderti il mio canale così. Io t'ho creato, io ti distruggo. Andrea, Giovanni, oggi sono qui per... No. Sì. No. Sì. No. Sì. Non farò niente di tutto quello che sei per dire, Leo. Ma è tipo solo l'enigmista, non puoi scappare. C'è una chiave, ma è la fine del video, mi spiace. Oggi ho deciso... Che... E dal camper, è tutto. Dai, la chiave. No, non c'è la chiave auto, questa è la vostra fine del video. Una chiave. Minchia, che stereotipo di chiave malata. È veramente delle chiavi bruttissime a casa tua. Oggi sono qua per proporvi il futuro. Niente foreste nella terra. No, esatto. Ormai tutte le foreste sono bruciate e Greta fa la spacciatrice. Oggi sarò qui a proporvi tutti i prodotti più strani che mi sono venuti in mente. È un'idea che vi porto. Quindi stai per raccontarci il wish del futuro? Sì, ma il wish di Leo. Oh fuck, oh jeez, oh god. Quindi benvenuti da Leo Shop, te la rifaccio bella la... Questo qua sarà il logo. Bello. Allora, i prodotti ce li ho segnati qua perché erano talmente tanto intelligenti che... Metti li hai già dimenticati. Metti caso che me li dimenticavo. Prendete il meme? Nessuno. Leo, prodotti innovativi del futuro. Allora, quante volte ti è successo... Mai. ...di andare in vacanza e dire, oh, ho troppo poco spazio nella valigia. Quando sei magari col tuo amico che stai andando in vacanza e la valigia stretta. Visto che predict... Mai. Mai. Sei un pessimo compratore. Sono andato in vacanza col frugone. Mi avanzava metà bagagliaio, visto che sì, tutta l'altra metà era per me. Ma i tuoi amici avevano la busta della spesa come zaino. Perché volevano andarci con la busta della spesa. Esatto. Con questo prodotto qua, nuovo, avrebbero potuto avere la metà dello spazio vuoto in quella busta. Beh, per inciso, due miei amici hanno voluto venire in vacanza condividendo una busta della spesa come valigia totale per tutti. Morale della favola, il mio compagno di stanza ha vinto le mutande del secondo giorno e dormiva nudo a fianco a me. Esatto. Col mio prodotto questo non sarebbe stato un problema. Ok. Ora questa qui sono delle mutande. Le mutande ti occupano un certo spazio nella valigia. Ma che cazzo di mutande adoperi? Boxer normali. Ah ok. Ma quelli tipo pantaloncino? No, sono un po' troppo lunghi. Ah ok. Secondo me quelli pantaloncino sono un po' da antisesso. Ora questo qui è lo spazio. Se però noi cancelliamo questo e qui ci mettiamo delle altre gambe, attacchiamo tutte le mutande assieme, c'è dello spazio che è condiviso. E questo qua è il prodotto che le mutandem, le mutande da usare insieme agli amici. Tu usi le mutande con i tuoi amici, io non mi metto nelle stesse mutande. Le mutandem risparmi metà dello spazio. Disegnami delle persone che le stanno indossando. Le sto immaginando. Pensa... Cioè, il tandem in realtà è uno dietro l'altro, capito? Non è uno a fianco all'altro. Devi essere un po' più di amico. È il prodotto per le coppie. Ok. Quindi... Queste non le compro. Le metterò nel mio shop, le mutandem. Mm-hmm. Ora, metti caso che tu stai andando in montagna. Proprio tu. Io. Sì, questa qui è la montagna. Minchia l'Everest. Minchia, quanti anime guardi che fai le montagne così? C'è anche Heidi col cappello di paglia. Te lo sanno tutti che i ghiacciai si sono sciolti. infatti vedi che un po' sto quelli si sta sciogliendo. Ora, tu stai andando sopra con la tua bicicletta. Vedi che bello che sei sulla tua bicicletta. Però tutto ad un tratto ti viene appetito. E tu dici, cavolo. E io che non ho detto niente da mangiare perché sono in bicicletta. Vado a cacciare selvaggine. Guarda, la cosa più vicina che hai cibabile è Heidi. E quindi non hai niente dietro perché in bicicletta. Ma sei uno zaino con i panini, se sei in bicicletta. Ma sì, ma sai che fatica a portarsi uno zaino in bici? Cioè, hai visto piuttosto la, hai visto la pendenza? Sei in pendenza 80%. Quindi tu ti viene appetito. E l'unica cosa che hai con te è la bicicletta. Quindi fai una bicicletta che si può commestibile. Esatto. Una kebab bicicletta? No, no. Beh, kebab bicicletta è bellissimo. Che pedali fai girare pure il kebab? Vabbè, questa e potrebbe unirsi. Sono in mezzo a due fornitori di cagate. La bici. Ps, la bicicletta di patatine. Che buoni pedali. La bicicletta croccante. Insieme alla kebab. Che quella è mia, me l'hai appena rubata. Insieme alla kebab bici. La kebab bici. Cioè tu la ordini dal kebabaro, c'è l'offerta. Così il tuo amico prende la kebab bici, tu la biceps. E fate il pranzo tutto così. Tornate giù a piedi perché non avete più la bicicletta. Però. Ma si rotola, giusto? Sì, perché ormai hai mangiato. Cioè... Tu no! Sei ciccione. Sto cringiando. Nel vero senso della parola questa volta. Non è uno sproposito. Compresti la bici. No, neanche il kebab GVC che ho inventato io. Prossimo, che finiamo in fretta, che qua finisce male. Ah.
Ma non ho capito se sono giochi di parole o invenzioni intelligenti. Entrambi. Perché te lo stai domandando, Giovanni? Sono invenzioni intelligenti che hanno già il nome per perché marketing. Se fai un gioco di parole ti limiti da morire sull'intelligenza potenziale dell'invenzione. Eh no, deve avere un senso. Ok, c'hai il nome per il marketing, ma... Cioè, allora, ti spiego il prossimo. Sei in giro, in auto, piove. E in auto non hai un cambio di vestiti. Ma piove, sei in auto e non ti piove addosso. Sì, ma sei in giro e devi andare all'automobile. Ma sei una cabriolet. Ecco, hai una cabrio e piove. E ti mancano i vestiti, sei tutto bagnato e non hai il cambio. Quindi cosa fai? Torni a casa e usi il cambio della macchina per cambiarti. No, no, tu vai a casa, prendi dalla tua cassettiera i tuoi vestiti e poi torni in auto, giusto? Cioè tu hai le magliette qua e l'automobile fuori. Quindi sarà un'autocassettiera. Se l'auto avesse le ruote e dentro fosse guidabile. L'auto ha le ruote, Leo. Se la cassettiera avesse le ruote e fosse guidabile, sarebbe un camper. Che tu ti siedi qua e la guidi così. Minchia che male il giro alle gambe. Vedi che felice che è. La pubalgia dopo mezzo chilometro. E sarebbe non l'autocassettiera, ma è intercambiabile, perché puoi usare l'auto armadio. L'automobile sarà. È l'automobile. Ok. Dai, hai detto quello che ti serve. Ma pensa se avessi una cucina e un bagno anche. Si chiama camper. Ma pensa se potessi addirittura trainarla con un'altra auto vera, roulotte. E qui c'è, allora, se tu al posto del mobile ti prendi un teschio, Luis, e te lo metti qui che lui va a gattoni perché tanto è spesso, hai l'auto nobile che ti fa Bologna, Firenze anche in skateboard. Skateboard mentre spreca la carta, mentre le foreste stanno bruciando. Quante volte è successo che in chiesa, come si disegna una chiesa? Faccio una croce, un campanile, un rosone. La rosone l'hai fatto? No. Faccio una stella nel rosone. Non so come... Al contrario! Non so, voleva farla al contrario. Parti da sotto, non da sopra. Esatto. Oddio, non la stella, vabbè. Lei non riesce a fare una stella storta. Non c'era nel contratto, ti faccio anche l'orologio. Faccio una stella nell'orologio. Chi è che va in chiesa? I genitori e i bambini. La gente che i pompieri. Però il genitore si rompe le balle, il papà, perché cazzo, vai la domenica, c'è la partita, quindi qui c'è il bar. Quindi genitore e bambino vanno in chiesa. Cioè il genitore poi va al bar a bere. Quindi resta solo il bambino. Cioè sono separati? Sì. Ah, per un bambino tornare poi a casa da solo è pericoloso perché il papà è ubriaco. Che cazzo vai a casa col papà ubriaco? Quindi il prete accompagna il bambino. L'accompagna il prete? No, il prete accompagna il bambino. Solo che per andare a casa ho inventato un aiuto che serve per passare da una parte all'altra. Non può essere strisce pretonali perché non fa ridere. No, sono okay. Per il prete e il bambino le strisce pedonali. Ok, questa mi è piaciuta. Perché ad Amsterdam c'è una via in cui ci sono una chiesa, un bordello. Ah, non bar, pensavo. E un asilo nido. Un asilo nido. E dicono: le vendo subito! E c'è un detto che dicono: qui il padre porta bambina a scuola, si va a scopare le puttane e poi va anche a confessarsi. Con le strisce pedonali potrebbe farlo la chiesa per lui. Neanche un brevetto mi... Prova a brevettarli, magari qualcuno te li compra e diventi ricco. Aspetta che te ne faccio una io bella. Disegna un panino. Ok, va bene. Facci due gambe. Può avere anche i piedi dritti il mio panino. Comunque vabbè. Facci un busto che va su un po'. Facci due braccia. Facci una testa. Facci dei capelli lunghi. Sai che non c'è più la schiavitù, non puoi brevettare le persone. Stai zitto. Quando nel tuo futuro le donne avranno i loro diritti, tu sei che una donna puoi prenderti una McDonald's. Così quando vuoi farti fare un panino hai tutte e due le cose. Le donne sanno fare bene 70 cose, le 69 e i panini. L'ultima l'ho già creata. Questo è per le nostre amiche donne e i nostri amici che ci seguono molto dalla comunità LGBT. Ora, questo qua è un preservativo, giusto? Ora ti faccio vedere. Così è come lo useresti normalmente. Ti ricordi quel giorno in cui abbiamo detto che puzzava di preservativo le cuffie? Ecco. Stanno schiacciando un lubrificante. Sì, ne ha un botto. Guarda che schifo. Merda. Ora, questo qua è il preservativo. È il preservativo per l'uomo. Grazie a Dio. Grazie alla mia invenzione, però, cioè, invece che il preservativo, cioè... il preserv passivo per gli omosessuali che metti direttamente all'interno rigirandolo. Penso esista già. Sì, esatto, si chiama... Come si chiama? Preserv passivo. No, preservativo interno. No, preserv passivo. Così è preserv passivo. Così è preserv... Capito? Volete testare? Neanche un'idea... Quello te lo metti nella tasca. Beh, è un preservativo vuoto, non è che è stato... Allora dato. Te lo mangi.
10 minuti di video? Quando... 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 Ha avuto un momento di... un ictus. Un enfisema polmonare.